prese un giorno di ferie. Aspettò che la Pina uscisse e si mise a rovistare la casa in cerca di un piccolo indizio, una lettera, una fotografia. Secondo le ultime statistiche attendibili in Italia, tradiscono il 50% degli uomini e il 50% delle donne. Però il dato più interessante è che circa un terzo delle coppie è a rischio di infedeltà. Indizio numero 1. Lo schifoso traditore aggiorna il guardaroba, si orienta verso un aspetto giovanile e di tendenza. Meglio gli riesce e peggio è per voi. Si tradisce sempre meno nelle palestre, stabile il tradimento in ufficio, e invece in aumento il tradimento di fronte a scuola accompagnando i bambini. Indizio numero 2. Mai uno scontrino del tabaccaio, un fazzolettino, mai un biglietto della metro, niente, tasche vuote e immacolate. Il traditore non vuole lasciare tracce. Indizio numero 3. Ti fotografavo ovunque. Ora fate un giro sull'hard disk, sfogliate gli album e vi accorgete che più passa il tempo, più le foto scarseggiano. Chi domanda, comanda. Se io chiedo al mio partner se mi ha tradito, in qualche modo il suo corpo me lo segnala. Però ricordatevelo, alle 13 vi fidate di una persona, alle 13:01 non vi fiderete più. E quindi la vera domanda, la prima è, voglio davvero saperlo? A questo punto venne colto da un leggero sospetto. Era lui, era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa.